Ehi, ma lo sai che è disponibile il mio nuovo store online? www.xuder.it, dove troverai un sacco di gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, facci un salto e soprattutto codice creator Xuderone. Ma adesso video! E allora ragazzi, ieri abbiamo vinto nel video la sfida Retro Royale. Vi ringrazio tantissimo perché avete lasciato un sacco di commenti, avete messo un sacco di like, quindi grazie, sono contento che vi piacciano i miei video di Clash Royale. Questo ci ha permesso di andare a giocare ovviamente la partita e la modalità Royale moderno. Tra l'altro ho creato un deck che è molto interessante, ho già vinto due partite e non ne ho persa neanche una. È un deck curioso, l'ho inventato io. Princess, Fantasma, Fuorilegge, Trivella che sto giocando al 6, quindi se voi l'avete al 9 sarà ancora più potente, Guaritrice, Bocciatore, Poison e Spirito del Fuoco. L'idea è quella di giocare il Fantasma e la Fuorilegge sempre insieme. Un po' di supporto da parte della Princess, difendere con il Bocciatore e attaccare una volta che avete qualche truppa nel vostro campo con la Trivella e poi tutte le altre di conseguenza. Voglio farvi vedere, andiamo a fare un'altra partita insieme. Siamo contro Golden Dragon. Qui si può fare un po' quello che si vuole. Lui gioca un Boia. Andiamo con una Princess di protezione. Possiamo anche ciclare tranquillamente il nostro Bocciatore, che andrei subito a sostenere con la Fuorilegge. Peccato non aver fatto saltare la Fuorilegge, ma non è un problema. Poi è cattivissimo qui, siamo riusciti a fermare. E con la Princess andiamo a counterare tutto. Qua possiamo fare Trivella e Fantasma. Fantastico, fantastico, guardate che roba, guardate che roba, guardate che roba. Possiamo andare con un'altra Princess eventualmente poi per i suoi Goblin che stanno arrivando. La Princess aiuta tantissimo. Miner molto sotto questo Miner. Non dovrebbe farci molto male questa palla di ghiaccio. Non andava giocata bene questa Guaritrice, però dovevamo togliere subito quei Goblin che altrimenti avrebbero dato un po' fastidio. Quindi attenzione, di nuovo Princess. Lui ha il boia, quindi dobbiamo stare attenti a non regalargli nessuna truppa. Va a giocare in realtà i pipistrelli, ma tiriamo ugualmente una hit. Allora, la giochiamo corta per i suoi scheletrini, easy. Perfetto, 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 perfetto. Sponano i goblin al 6, non dovrebbero esserci problemi per lui nel toglierli. Infatti il boia assolutamente non si lascia impensierire. Con calma, giochiamo il fantasma sempre davanti, perché il fantasma una volta che ha terminato l'attacco non ha più nessun problema, lui diventa invisibile, alla torre non lo locca e noi qui andiamo a dare una certa manforte. Dobbiamo giocare i pipistrelli, attenzione, fantasma sotto la torre, possiamo entrare, lui non può giocare i pipistrelli perché c'è lo spiritino del fuoco e bam, l'attacco entra di prepotenza e giù la torre. Adesso dobbiamo difendere, lui ripartirà probabilmente con il barile d'ossa, quindi attenzione. Guaritrice, pensavo partisse col barile, invece ha voluto preferire un attacco diverso. Eccolo lì intanto. Princess da dietro. Mi ha completamente missato anche la Princess, quindi non c'è nessun problema. Fantastico, lo spiritino del fuoco, ragazzi, che ha tolto tutto il problema. Lo andiamo ad aiutare con una Fuorilegge che può scattare il boia. Gli lasciamo loccare, ovviamente, il nostro Bocciatore. Seconda Princess in aiuto, siamo dentro ragazzi. Fantasma, dopo che lui ha tirato la sua palla di neve, possiamo rientrare con tutte le truppe. Fuorilegge ancora davanti, lui non può più fare molto e devo dire che questo deck, ragazzi, a me piace davvero davvero tanto, molto versatile, molto versatile. La prima partita è andata aia, 3 vittorie 0 sconfitte. Un bel like per i 3 vittorie e 0 sconfitte. Ci recuperiamo intanto i 2000 di gold. Andiamo ad aprirci anche qualcosina. Abbiamo della roba sbloccata. La andiamo ad aprire proprio nel chill. Dunque, riscuotiamo 100 jolly. Apriamo un bel baulozzo. 1300 di gold, 3 gemme, 55 jolly, 15 draghi. Oh, il cacciatore! E poi 14 terremoto, niente di che. Riscattiamo anche 20 jolly rari.
veramente molto molto bello. 1200 di gold, 3 gemmine, forza, oh, 58 jolly, 12 bombaroli, uno specchio e 14 rocket. Ciao, potrei fare l'ultima apertura, dai, la facciamo. 10 jolly epici, fantastici, e riscuotiamo l'ultimo baule d'oro. 1295 di gold, 2 gemme, 14 consegne, 5 rocket, 57 cavalieri e 9 torri bombardiere. Direi di andare dentro, go. Dai, facciamo l'unplay in 4-0, Dunque, qua possiamo... Apriamo quella fuorilegge che costa poco. Non è un problema. Subiremo un pochettino di danno qua, però la fuorilegge ci dovrebbe aiutare abbastanza. Vediamo se ci aiuta un po' di più fuorilegge. Dentro con la trivella e poi un supporto subito. Tanto può entrare lo spiritino del fuoco che bam! Fa esplodere i goblin e poi dentro così con i goblettini. Peccato che sono al 6, ve l'ho detto ragazzi. Immaginate di giocare la trivella al 9. Io ce l'ho al 6. E funziona molto bene. Princess, un altro tiro. Eccezionale. Con la Princess dietro qua dobbiamo un attimo ragionare. Lui potrebbe giocare il suo goblin cerbottaniere, penso che lo farà. No. Semplicemente il principe nero. Dobbiamo mettere la fuorilegge in modo che... No, piano. È stato quasi un rischio qua. Peccato per il bocciatore che è stato tankato tantissimo. Avanti ancora con la trivella goblin. Forza trivella. Mamma mia, la fuorilegge quando locca, ragazzi, è devasto. Tra l'altro, guardate, avete visto che la trivella si è sovrapposta? Pensavo entrasse il goblin cerbottaniere. Non è un problema. Abbiamo tolto un po' di problema con il suo... non è stato così sbagliato in realtà questa poison. Peccato che qua ci distruggono. Va bene. Pensavo entrasse il cerbottaniere e volevo toglierlo. Non era ovviamente mia intenzione giocarla così. Piano. Fantasma, giustamente non locca, perché il fantasma è invisibile, lui giocherà davanti una truppa, non è un problema, 2.39, possiamo ancora tirarlo giù senza preoccuparci troppo. Andiamo a counterare il suo principe nero così. Sui pipistrelli, perfetto, pipistrelli distrutti, guaritrice, riusciamo intanto a togliergli la torre di sinistra e teniamo duro. Con la Princess, forza. E qui si va a fare l'accoppiato come vi dicevo. Pronta la trivella, go trivella. La poison. Cerchiamo di difendere, 2305. Di nuovo la fuorilegge, stiamo difendendo molto bene. Fuorilegge che può attaccare di prepotenza. Spinge addirittura il fantasma e si va avanti. Un'altra poison. Non so se lo prende. Vai. Siamo sotto. Avete visto la poison? Devasto. Piano. Attenzione al suo miner. Perfetto. Non sta loccando la torre per un pelo. Di nuovo la poison, potrebbe giocare la gang di goblin sopra la trivella. Ed eccola lì infatti la gang di goblin. Andiamo, fantasma centrale. Mamma mia ragazzi, la poison è devastante in quell'occasione. Il fantasma è di nuovo, ovviamente, invisibile, non può essere loccato. Fuorilegge centrale. Locca la torre. 580. Giù con la fuorilegge. No, non so se va giù. Potrebbe non bastare. Difendi. Mamma mia che rischio. Piano. La trivella dietro. Oh mamma mia che partita ragazzi. La poison sopra e let's go. Trivella al 6 ragazzi. Che devasto. Mamma mia. Beh, direi che possiamo andare a prenderci la nostra quarta vittoria. 0 sconfitte, ci apriamo il baule. 690 di gold, 113 jolly comuni, 22 torri inferno, 2 specchio. Cambiamo la specchio. Questo è molto bello. 2 cannoni a rotelle non mi piacciono.
Ancora no? Ancora no? Ah, peccato! Cercavo o la furia o eventualmente un'altra carta epica. Ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato anche questo primo episodio della sfida Royale Moderno. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash.